Gli istituti agrari rappresentano un settore di studi che potremmo dire strategico per la tutela ambientale, la valorizzazione del territorio e la lotta agli effetti del cambiamento climatico. In che modo è un settore strategico? Il nostro indirizzo va a collaborare con gli stakeholders del territorio, aziende, enti, dal comune alla provincia, tutte le aziende con cui effettuiamo le attività di scambio, di alternanza scuola-lavoro, stage, con un grandissimo impegno proprio in quella che è la sensibilizzazione nei confronti della natura e nell'enfasi di quello che è il contatto con l'ambiente, la vita all'aria aperta, tutte quelle che sono appunto le attività collegate con il green. I nostri studenti hanno già di per sé una motivazione in tal senso e vengono poi educati nel curriculum dai docenti proprio a sviluppare questo tipo di atteggiamento e poi anche queste competenze connesse. In questo ci aiuta molto anche la nuova impostazione che il Ministero ha voluto assegnare all'indirizzo di studio agrario dell'istituto professionale che da 3 anni a questa parte è stato preordinato e quindi il legislatore ha mirato a incrementare tutta l'area tecnico-pratica, operativa, laboratoriale che annualmente quindi è stata in maniera importante, incrementata rispetto alla precedente impostazione di piano di studio, implementando anche nuove materie. Per cui studiamo adesso agricoltura sostenibile, biologica, assestamento forestale, gestione parchi, aree protette, fauna selvatica. Quindi sono state proprio introdotte nuove discipline in grado di valorizzare quella sensibilità e quelle competenze di cui vi parlavo prima. Siamo oggi su questo terreno che ci ha concesso Varese per una coltivazione di frutteto e queste sono appunto piante da frutto su cui stiamo mettendo dei pali come sostegni. Da quest'altro lato qui invece possiamo trovare delle piante di vite che abbiamo piantato, infatti sono ancora molto piccole. Queste piante qui verranno coltivate seguendo uno standard biologico, appunto non utilizzando prodotti antiparassitari e prodotti chimici comunque per aiutare lo sviluppo della pianta. Allo stesso modo coltiviamo anche un terreno presso Villa Baragiola, che è anche quello un terreno concesso dal Comune di Varese, ma quello lo coltiviamo in collaborazione col Banco di Solidarietà Alimentare Non Solo Pane di Varese e quindi i ragazzi, oltre che le tecniche dell'agricoltura biologica, imparano anche i valori della solidarietà e del volontariato. Tutti i prodotti vanno in beneficenza. E quindi diciamo c'è anche questo aspetto sociale a cui teniamo molto. Il fatto di essere in contatto con la natura in un contesto molto urbanizzato come quello in cui viviamo è un vantaggio evidente, quindi poi sostenibilità da un punto di vista ambientale, ma è anche una sostenibilità dal punto di vista sociale, se pensiamo poi ai risvolti di un'attività come quella con il banco alimentare, no? Certo. Un'attività che fra l'altro riesce molto a coinvolgere anche gli alunni con bisogno educativo speciale, per cui per tradizione il nostro indirizzo Servizi per l'Agricoltura ha sempre una speciale attenzione in questo senso e riesce veramente a coinvolgere anche queste persone, oltre a motivare in maniera significativa tutti. Davvero, ecco, crea un bel clima di cooperazione, di solidarietà vera.